Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qua a parlare della Pit Bike Ayrton Viper, la mia piccolina. Vediamo un attimino il perché l'ho scelta, quali sono le sue caratteristiche e facciamoci due chiacchiere così. Presento, questa è la Viper 2.0 di Ayrton Legend. Non sono stato sponsorizzato e perché ho scelto la pit bike, soprattutto perché è divertimento. C'è cosa più bella di prendere la pit, andare in pista, scannare in pista con gli amici e divertirsi. Diciamo che è un buon compromesso, perché diciamo che con 1500 euro te la prendi nuova. Questa qua l'ho solo pagata 1500 euro e diciamo che hai già una bella pit in 311 dove ti puoi divertire. Questa qua, nello specifico, monta un 155 GPX, se mi sbaglio di seconda generazione. Per quanto riguarda le forcelle invece, ho scelto per l'anteriore delle forcelle non regolabili ma settate per uso adulto, diciamo. La mia scelta è stata questa più che altro perché se in futuro vorrò cambiare metterò qualcosa di serio, ma per adesso a livello amatoriale mi sta bene così. E anche il posteriore, il mono, ha solo due regolazioni. Per il resto è una pit diciamo completa in tutto, dai tamponi al freno anteriore. Monta un doppio disco e lavora quindi due pistoncini, quindi abbiamo già di serie un impianto frenante a 4 pistoncini, che non è un cazzo che è tanta roba. Come gomme montiamo invece delle Mitas bimescola di serie, sono ancora nuove perché con questo coronavirus siamo tutti a casa e le piste sono chiuse. Motore è tanta roba, per quello che l'ho potuto provare qua dintorni spinge molto. Sicuramente si avvicina a un 160, se non qualcosina direi anche in più. Per il resto quello che mi ha colpito di più sono le finiture, perché ogni dettaglio è curato al massimo. Una cosa molto importante, te la danno già con le pedane arretrate regolabili. Non sono quelle classiche che troviamo in giro, ma sono fatte apposta CNC e sono davvero belle. E anche il forcellone dietro è curato. Telaio, per quello che ne so, un buon telaio. Mi ha dato una bella sensazione di leggerezza. Mi stanno già mangiando i moscerini. Poi qui cosa ho fatto? Io alla fine sono montato i paramani, perché appunto quando andiamo a cadere almeno non sfasciamo i freni, leve, non leve. Il manubrio l'ho messo a piega bassa,
perché montavo in piega media, come tutti i classici pit. Ma volendo, se qualcuno ha delle richieste particolari, all'Ayrton ti fanno già tutto loro. Tu basta che dici cosa vuoi e loro ti fanno la pit e te la mandano. Io ho voluto invece farla pian piano da me. La prossima cosa che arriveranno sicuramente sono le grafiche. Vediamo adesso se per il prossimo anno o no. Io gli ho fatto fare la tabella portanumero, eccola qua, marcio 13, che riprende i colori originali della pit. Per il resto posso dire che la pit è davvero bella e ci resta solo che provarla in pista, vedere come ci troviamo. Sicuramente è un bel divertimento, infatti consiglio a tutti che se vogliono andare in pista, kartodromo, si parla di kartodromo, è davvero divertente di provarlo almeno una volta, di mettersi lì con degli amici e affittarle. Ci sono mille piste che ormai le affittano, e di farsi una pistata, perché ti diverti davvero. Più che altro impari anche ad andare in moto, tra virgolette, cioè capisci la moto come si comporta, riesci magari a capire quelle piccole sensazioni che ti può dare in mezzo, no? Quindi poi prendi queste sensazioni qua della pit e le trasformi poi nelle sensazioni che ti dà la moto grossa, la moto vera. Per adesso io ho un Mosser 696 e finora devo dire che un pochettino mi ha aiutato, anche usando le altre pit, quelle che avevo prima. Avevo una PBS 160 che l'ho usata, quella lì, e poi grazie a lei, diciamo che quando sono salito sul Mosser avevo delle sensazioni diverse, ero un po' più sicuro di me stesso anche andare in piega, a mettere giù il ginocchio e a capirla anche, dai. Poi vi porterò il Mosser nel canale, vediamo quello lì. Poi ovviamente per tutte le specifiche andate a vedere nel sito, perché io non ho voglia di star lì a leggere e fare la supercazzola, andatevele a vedere. Se vi piacciono quindi le pit, se volete vedere le pistate che faremo, io e il mio amico Fabietto, seguite il canale, spero che ci lasceranno liberi da questa quarantena, riapriranno le piste, torneremo a girare. Vi lascio qua sotto il link in descrizione anche del pit. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale, supportatemi e vedremo, spero, tante pistate. Ciao ciao!